Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Il consueto aggiornamento con l'andamento del coronavirus. Nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato casi in risalita sono 49, più del doppio di quelli registrati ieri. E c'è anche un morto, un uomo che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Sentite. Risalgono i contagi nella provincia di Prato, 47 quelli accertati nelle ultime 24 ore, più del doppio di ieri. Il numero totale dei casi sale a 10.224. Per quanto riguarda i decessi, si registra quello di un uomo di 96 anni di Prato ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Il numero delle vittime passa a 242. Sono questi i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla regione oggi per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana, dove i casi accertati nelle ultime 24 ore sono 563, con il bilancio che sale a oltre 117.500 e i decessi sono 35, con il totale delle vittime che sale a 3.552. Le ultime sono 17 uomini e 18 donne, età media 80 anni. 11.680 i tamponi eseguiti con una positività del 4,8%. L'età media dei nuovi casi è 49 anni. In calo i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, 1.049, 20 in meno di ieri, 161 dei quali in terapia intensiva, 5 in meno. All'ospedale Santo Stefano ci sono 65 pazienti in area Covid su 92 posti disponibili e 7 in terapia intensiva su 20 a disposizione. Al centro Melagrana, 39 letti occupati su 42, 32 su 36 al vecchio ospedale, 4 su 20 al centro Pegaso. Altri 21 malati di coronavirus sono ricoverati a Villa Fiorita. In aumento le guarigioni, 916 quelle dichiarate nelle ultime 24 ore tra virali e cliniche. La Toscana è undicesima in Italia sia per numerosità dei casi che per tasso di mortalità. Prato è prima in Toscana per l'incidenza di positività, 3.299 ogni 100.000 abitanti. E ci sono anche belle storie legate al coronavirus, quelle delle guarigioni. Una ve la racconta Eleonora Barbieri. Sia i fascisti che i tedeschi non sono riusciti a farmi fuori, figurati se io potevo farmi far fuori da un virus così. A 92 anni Fiorello Fabbri, partigiano della Brigata Buricchi, ha vinto un'altra grande battaglia, quella contro il coronavirus. Lo incontriamo nella sua abitazione di Vaiano, dove è tornato una decina di giorni fa, dopo un mese trascorso tra l'ospedale Santo Stefano e la struttura intermedia La Melagrana di Narnali. Fiorello è abituato a lottare e anche se a differenza delle truppe nazifasciste il nemico stavolta è stato invisibile, lo spirito battagliero è rimasto lo stesso. Non ho avuto paura, anche se in camera con me c'era un ragazzo di 50 anni che era tutto intubato e faceva anche un certo effetto, ma io dentro di me non ho mai avuto paura, anche perché ho sempre avuto la possibilità di vedere la parte migliore delle cose. Non solo ha sconfitto la malattia, ma è tornato ancora più motivato a proseguire il suo capillare lavoro nelle scuole come testimone diretto di una delle pagine più importanti della storia del paese, tappa fondamentale per la nascita delle istituzioni democratiche. Fabbri ha preso il superamento di questa nuova prova di resistenza come un segno. Addirittura mi hanno già cercato per fare anche eventualmente la disponibilità delle conferenze, delle videoconferenze, così come le chiamano. Un compito a cui non è venuto meno neanche durante la sua degenza alla Melagrana. Sia i medici che anche gli ammalati lì della struttura volevano sapere, e una sera ci siamo messi e io ho raccontato loro alcuni episodi e sono rimasti anche molto impressionati. Del mio racconto di alcune cose fatte durante il periodo della resistenza. Padre di 3 figli, nonno di 4 nipoti e bisnonno di 2, Fabbri è convinto che da ogni brutta esperienza debba essere tratto il giusto insegnamento. Rispettare quanto ci stanno dicendo i nostri dirigenti di viaggiare con le mascherine, di avere sempre di lavarsi le mani. Tutto quello che l'istituzione ci suggerisce di farlo, perché per riuscire a sortire da questa situazione più velocemente possibile.
Cambio della guardia alla guida della prefettura di Prato. A solo 8 mesi dal suo insediamento, la prefetta Lucia Volpe lascia il posto ad un'altra funzionaria, Adriana Cogode, in arrivo da Belluno, dove ha ricoperto lo stesso incarico. Lucia Volpe invece andrà a Roma, dove è destinata a svolgere le funzioni di direttore centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Il nuovo prefetto è il decimo dall'istituzione della prefettura di Prato ed è la sesta donna consecutiva a ricoprire l'incarico. Nata a Genova nel 1958, era stata nominata prefetto di Belluno a novembre dello scorso anno, proveniente da Bologna, dove era viceprefetto vicario. In arrivo quasi 3 milioni per l'innovazione del distretto. Il governo finanzia la Casa delle Tecnologie Emergenti. Eleonora Barbieri. Suona quasi come un premio di consolazione dopo il caso Biella, l'arrivo a Prato di 3 milioni di euro dal governo per finanziare un progetto di innovazione del distretto tessile nell'ambito della sperimentazione 5G, ma in realtà è una semplice coincidenza, utile però a far capire che quando le proposte ci sono e hanno ricadute positive sul territorio, il governo o l'Europa le accoglie e le finanzia. Stamani il CIPE ha pubblicato la graduatoria per il finanziamento di 5 progetti innovativi in tutta Italia e quello presentato dal Comune di Prato, dal titolo La Casa delle Tecnologie Emergenti, è arrivato quarto. Si tratta di un progetto da quasi 3 milioni di euro, dei quali 2 milioni e 723 mila euro finanziati dal governo, realizzato con il PIN, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Firenze, il CNR, Tecnotessile, Startup Italia, Sviluppo Toscana e Estracom, che cofinanzierà parte del progetto. Quando si lavora seriamente, anziché fare tanti discorsi, come ho sentito fare in questi giorni quando i finanziamenti invece non arrivano, come si vede poi le progettualità vengono premiati e questo è particolarmente importante perché parla di futuro. Il progetto in sostanza prevede il trasferimento tecnologico nelle aziende del distretto e sarà fondamentale anche per rafforzare la presenza di start-up innovative legate al manifatturiero. La possibilità di applicare tecnologie innovative attraverso il 5G come l'Internet of Things, ma la blockchain e l'intelligenza artificiale è un distretto tradizionale come il nostro, quindi un distretto produttivo fatto di una filiera diciamo molto frammentata. L'altro aspetto, quello importante, è quello dello sviluppo di start-up innovative collegate al distretto manifatturiero e quindi su questi due grandi temi diciamo noi lavoreremo per applicare l'innovazione al distretto tradizionale. È una sfida importante, forse la sfida più importante dei prossimi anni. Era appena uscito dall'autostrada e si era appena immesso sulla declassata in direzione Pistoia quando si è accorto delle fiamme che uscivano dal vano motore dell'auto. È successo ieri sera intorno alle 22:30. Il conducente ha subito accostato ed è riuscito ad uscire dall'auto senza riportare conseguenze, ma lo spavento, lo potete immaginare, è stato davvero grande. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche 2 pattuglie della polizia municipale che hanno regolato il traffico dopo la necessaria chiusura del tratto stradale interessato dall'incendio. La situazione è tornata alla completa normalità dopo circa un'ora. Spostiamoci a Montemurlo, dove è stata inaugurata la nuova Piazza della Libertà con un impianto di illuminazione molto suggestivo. Si tratta del primo tassello del progetto del nuovo centro cittadino. Claudio Vannacci. Sono state accese ieri sera, a poche ore dal Natale, le luci della rinnovata Piazza della Libertà di Montemurlo, il primo tassello che giunge a conclusione del più ampio mosaico del nuovo centro cittadino del progetto PUM+M, un lavoro del valore di oltre 350.000 euro, compresa la sistemazione della viabilità, che dà una nuova veste alla piazza principale della città. E questo è il regalo con cui il sindaco Simone Calamai vuole chiudere un anno davvero difficile, segnato dal dolore, dalla malattia, dalla sofferenza economica di tante famiglie. Un progetto al quale tenevamo e che siamo felici di inaugurare e dare ai cittadini di Montemurlo prima delle feste di Natale. È un modo, secondo noi, un po' per concentrarsi su una cosa bella e significativa per il nostro comune in un anno che conosciamo e che sappiamo è stato invece segnato dall'emergenza sanitaria. È questo ovviamente solo un primo tassello della grande trasformazione
che riguarderà il nostro comune anche il prossimo anno, con la realizzazione fin dai primi giorni del prossimo mese di gennaio degli interventi e delle trasformazioni dell'area del campo sportivo, con la realizzazione del grande parco urbano che abbiamo immaginato per i nostri cittadini. Un'apertura che si è svolta senza cittadini, nel rispetto delle norme anti-assembramento, ma che è stata trasmessa in diretta su social del comune per far partecipare tutti, seppure a distanza. L'illuminazione della piazza è stata realizzata con luci emozionali che sottolineeranno con i giochi di colori i vari appuntamenti e ricorrenze durante l'anno. La piazza vuole tenere insieme passato e futuro. Sono state posizionate anche 6 nuove panchine ombreggiate da grandi alberi di ligustro che, non appena sarà possibile, potranno diventare luoghi di ritrovo e socializzazione. Il restyling della piazza ha visto anche la sistemazione del verde pubblico lungo la via Garibaldi. La vera chicca è però il nuovo impianto di illuminazione RGB con lampade a LED che, oltre al risparmio energetico, consentono in occasioni di particolari eventi di illuminare la piazza con varie tonalità di colore e con suggestivi giochi di luce. E adesso il messaggio di augurio del Vescovo di Prato. Stiamo vivendo in un contesto in cui ci vengono offerte meno opportunità di quanto non è successo gli anni scorsi. Questo forse però ci aiuta a ritornare all'essenzialità, a non perdere quella che è la sostanza del Natale, il messaggio che l'uomo non è solo, non è abbandonato nella buona e nella cattiva sorte, l'uomo è accompagnato. Questo Dio che abita questo tempo, abita anche la nostra vita, abita i suoi drammi, le sue fatiche, le sue sofferenze, le sue difficoltà, vi partecipa, le assume. Allora ecco, in questo segno del Natale c'è proprio il segno del riscatto dell'uomo, della sua rivalorizzazione, dell'amicizia che Dio ha nei suoi confronti perché egli possa camminare una vita nuova. Questo credo sia l'augurio bello che può accompagnare tutti in ogni condizione e dal quale poi scaturisce anche un modo nuovo di essere nella realtà in cui viviamo, superando un po' quell'individualismo in cui ci siamo chiusi perché stavamo bene e ci illudevamo che il nostro bene poi fosse anche il bene di tutti. Ed è tutto, non ci sono altre notizie. Dalla redazione di Notizie di Prato TG, a tutti voi e alle vostre famiglie, buone feste.